Con Zlatan Ibrahimovic, Ibra, cosa ne pensi della qualificazione di ieri? Sì, penso che sicuramente abbiamo giocato bene, anche se l'espulsione mia non ci stava per niente. I miei compagni si sono fatti valere. Mentre ora passiamo con Papa Francesco. Santità, cosa ne pensa sul tema dell'omosessualità? Con chi si schiera lei? Buonasera. Cosa sono io per giudicare l'omosessualità? Se due persone si amano e si vogliono bene nel nome di Dio, io sono d'accordo. Papà, guarda, io voglio mangiare un po', me la dicevo per favore. Guarda Gianluigi, mo mi rompisti veramente i palli. Il fatto sai qual è? Che tu mi stai cercando troppi soldi. Se non chiedi, vai ad Alessandro, ed è da quello ti dico. Mister Ranieri, la Roma in questa stagione... Giuri... Mister Ranieri, la Roma in questa stagione, cosa ne pensa di questa sfilza di pareggi? Beh, sicuramente penso che quest'anno la Roma, intanto buonasera, c'è da dire che la Roma quest'anno ha un risultato altalenante, ha fatto delle partite buone, altre meno buone, però penso che sicuramente ci serve la scossa del salto di qualità. Va bene, Gianluca Panetta, siamo qui con il portiere dell'Andrea. E cosa ne pensi della squadra, dell'ambiente, del gruppo? Come li chiami tu, i tuoi compagni? Allora, buonasera intanto. Penso che sicuramente sono una maniata di jazz, io li chiamo così. No, sono contento per quest'anno perché ho trovato anche il mio spazio e speriamo comunque di arrivare secondi e giocarci questi playoff in casa. Attenzione, andiamo a Petrizzi, Pietro. Ciao Pietro. Ciao Alessio. Ti volevo fare una domanda, non è che c'è una sigaretta che mi serviva, per favore? Ecco. Basta, con Pietro vi salutiamo. Buonasera. Andrea De Vito da 5. Collegamento Andrea De Vito, attenzione al collegamento da Varese. C'è Andrea De Vito, il nostro amico soveratese. Un saluto a Soverato, Andrea. Ciao, frate, saluto a Soverato. Mi mando un bacio forte.